La guerra in Ucraina tocca da vicino il Sannio, che in queste ore esprime vicinanza umana alla donna colpita dal dramma che si è materializzato ieri sera, quando durante una riunione per la costituzione di un comitato Ucraina Benevento a Palazzo Paolo V ha ricevuto una telefonata drammatica attraverso la quale le hanno annunciato la morte di suo figlio al fronte. Una giovane vita di appena 20 anni spezzata durante i combattimenti a Kiev. La notizia si è rapidamente diffusa ed ha raggiunto anche ovviamente il sindaco Clemente Mastella, che stava partecipando alla messa per i 40 anni dall'uccisione di Don Carlo Lombardi, parroco del Rione Trigio, deceduto in seguito ad una violenta aggressione nella casa canonica. Vicinanza alla donna colpita da questo dramma. La incontrerò, ha annunciato il primo cittadino, a margine dell'intitolazione di una piazza al sacerdote. Purtroppo temo che saranno altre immagini strazianti, da quello che mi dicono. Sarà una guerra totale che scaverà in profondità nel cuore delle persone, e con questo paranoico che guida la Russia in questo momento, se non c'è una rivolta di palazzo sarà una cosa molto complicata. Intanto il sindaco Mastella rinuncia all'aumento delle indennità per gli amministratori comunali e dice grazie ai suoi concittadini che ospiteranno a breve alcuni orfani che arriveranno nel Sannio. Trovo grande disponibilità nell'accoglienza da parte della comunità beneventana, non soltanto beneventana ma anche della provincia di Benevento e di fuori Benevento. Sono orgoglioso di essere in questo momento sindaco della città di Benevento.